Stavamo montando la prima puntata della serie I Sette Diritti Capitali, promossa dall'Università per la Pace di Roma insieme all'AREA, Radio Televisione Europea Associate, è scoppiata la pandemia del coronavirus. Rispettosi delle indicazioni date dal governo, abbiamo deciso di non coinvolgere altre persone in studio. Quindi, sia io che Enea Franza, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, abbiamo deciso di presentare e commentare questa prima puntata restando disciplinatamente a casa nostra. Ma prima di dare il via ai vari filmati, vorrei precisare che la tragica vicenda del virus ha incrementato in tutti noi la consapevolezza che bisogna assolutamente rafforzare lo Stato sociale. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo. L'Università della Pace ha aggiunto tantissimi studenti di tutto il mondo e questo titolo accademico è riconosciuto direttamente per le Nazioni Unite e tutti i paesi del mondo. Dunque è una contribuzione alla formazione dei nostri giovani che porteranno la pace al mondo. Per noi è molto importante che il Costa Rica è stato promosso per avere questa Università della Pace, perché è in accordo con quella politica che noi come Stato abbiamo passato dalla indipendenza che abbiamo giunto dal 1821. Il Paese, per esempio, vi porto dell'esempio, nel 1865 ha iniziato la sua tradizionale difesa dei diritti umani quando hanno sviluppato delle leggi per dare asilo a coloro che subiscono persecuzione internazionale. Per esempio, nel 1882 abbiamo abolito la pena di morte, nel 1907 il Costa Rica ospitò la Corte di Giustizia Centroamericana, che fu fondata come una corte internazionale, la prima nella storia del mondo a livello regionale. Nel 1948 abbiamo abolito l'esercito, è stato il primo paese al mondo. Poi questa stabilità precedente ci ha dato la possibilità di affrontare e aiutare a quei conflitti armati dell'America centrale degli anni 60-80. Quindi penso che per il Costa Rica se lo merita e noi vogliamo essere parte di questa etapa storica che deve attraversare il mondo senza armi e trovando la giustizia nelle istituzioni internazionali dei diritti. Parte dei problemi che stiamo esaminando riguarda proprio la necessità di allontanare la sfortunata situazione caratterizzata da un crescente numero di poveri che a un certo punto erano riusciti a non essere più poveri, ma che ora stanno tornando ad esserlo. Secondo le ultime statistiche della CEPAL, la Commissione economica per l'America Latina, con sede a Santiago del Cile, nell'ultimo anno ben 7 milioni di sudamericani usciti dalla povertà sono tornati a vivere in grande miseria. 5 milioni poi si trovano addirittura in uno stato di povertà estrema. Questo ci dice che lo sviluppo sociale sta facendo passi indietro e ciò è terribile anche sul piano del consolidamento democratico, che negli ultimi anni
è avanzato proprio a seguito di una maggiore partecipazione degli investimenti sociali all'interno del PIL. Una realtà positiva che ha consentito a circa 180 milioni di poveri di diventare classe media bassa. Y pasarlos a una condición de clase media baja. Se guardiamo i diritti fondamentali dell'uomo scritti nel 1948, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no? È importante la collocazione storica, perché sembra che l'uomo ragioni o cominci alla sapienza ad averla solo dopo il dolore, solo il dolore che riesce a far capire l'uomo. Quindi è naturale che dopo una seconda guerra mondiale devastante venissero fuori i desideri dell'uguaglianza, della libertà, del rispetto, eccetera, eccetera, no? Quello che noi oggi vediamo è che queste dichiarazioni universali, che poi ritroviamo a partire dalla fine del Settecento, nelle dichiarazioni di indipendenza degli Stati Uniti, nella Rivoluzione Francese, eccetera, siano completamente cancellati. Quindi noi ci troviamo in una situazione completamente asimmetrica. Allora bisogna domandarsi come mai siamo arrivati a questo punto. Ed è chiaro che il passaggio, peraltro in un tempo relativamente breve, se guardiamo i tempi della storia, sono 30 anni, 40, no, non sono dei secoli. E questo dipende dal fatto che da un certo punto in poi si è sviluppato un modello socioculturale che ha cambiato la natura della storia e quindi ha cambiato il concetto di fine e di mezzo. Allora, il fine dovrebbe essere sempre l'uomo, dovrebbe essere il convivere, lo stare assieme. A un certo punto è prevalso nel lungo tempo l'attenzione dell'uomo alla tecnica. L'uomo diventa padrone del mondo. E quindi la Übermensch, no? Il superuomo, che è padrone della vita, padrone dell'uomo, eccetera, e quindi la tecnica assunta come valore metafisico sostanzialmente ha portato l'uomo non più a fine, ma è diventato un mezzo. E quindi oggi il criterio di valutazione dell'uomo è brutalmente quello dell'utilità: sei utile o non sei utile. E quindi è chiaro che quelli che non sono utili rappresentano qualcosa da eliminare, ma eliminare senza tanta compassione. Si eliminano perché non sono utili, perché sono di più, perché portano via delle risorse, perché privano gli altri di altre cose. E quindi questo modello culturale è un modello devastante sostanzialmente, no? È nato nel tempo, ma quello che vediamo oggi è che la storia ha dei tempi, no? I tempi della storia non sono quelli che vogliamo noi. Ma la storia oggi, se uno la guarda attentamente, ha avuto un processo di forte accelerazione, no? Se noi prendiamo soltanto negli ultimi anni, guardiamo l'effetto geopolitico, no? 10 anni fa i rapporti fra Cina e Stati Uniti non erano così. Gli Stati Uniti hanno costruito la Cina. La Cina agli inizi del 90 non aveva nulla, ma se tu cominci a far lavorare questa gente giorno e notte e tu finisci col fatto che loro lavorano e tu non lavori più. E quindi hai consegnato di fatto la tua vita, l'avidità di creare valore per gli azionisti ti ha sostanzialmente messo nelle mani dei cinesi. Chi avrebbe detto solo 2 anni fa che la Siria sarebbe stata liberata dall'ISIS? Chi avrebbe detto che Putin sarebbe diventato di fatto il maker di quella zona? Abbiamo avuto le elezioni europee. Elezioni europee, ha vinto in Francia la Le Pen, non è una cosa da poco. La Merkel sta saltando, Macron sta saltando, la Spagna sta saltando, la Brexit è un dilemma infinito. Quindi ci troviamo in una situazione in cui la gente ha perso l'identità, non si riesce più a capire. Guardiamo il nostro paese è in una confusione infinita. Prevale la discussione, la polemica, non c'è uno che pensi, non c'è uno che si metta seduto con la mano, con le teste fra le mani e dire proviamo a pensare, proviamo, fermati uno secondo. Quindi noi oggi siamo in una situazione in cui tutti corrono. Direi la cultura del surf, no? Per cui lei corre sulle onde molto più velocemente del tempo che sarebbe necessario per fermarsi un attimo, scendere in profondità e capire le cose.
altrimenti continua a rinviare fino a quando? Noi abbiamo una situazione, per esempio, quegli Stati Uniti sono sul bordo, gli Stati Uniti stanno saltando, questa è la verità. Nessuno lo vuole ammettere, ma sono il primo paese al mondo per disuguaglianza. Sono, gli Stati Uniti hanno il 3% della popolazione globale e il 23% degli incarcerati al mondo. I giovani hanno dei debiti di 1.500 miliardi sull'università, c'è un problema di carcere, c'è un problema di inquinamento, c'è una faida interna pazzesca. E quindi è chiaro che gli equilibri geopolitici stanno profondamente cambiando. Questa è la realtà dei fatti, ma non è che sono successi dalla sera alla mattina. Quindi c'è stato un percorso, o noi riusciamo a capire questo percorso e porre rimedi, altrimenti continuiamo a fare le stesse domande, le stesse risposte, e il risultato qual è? Non facciamo che peggiorare le cose. La questione dello Stato sociale potrebbe essere sintetizzata da una frase di Jeremy Rifkin, un noto studioso di politica, sociologia, futurologia statunitense, che ha detto che il modello europeo è molto meglio di quello statunitense. Non dobbiamo scimmiottare in questo gli Stati Uniti. Il modello europeo di Stato sociale, che viene dalle sue grandi radici e da una cultura conquistata a prezzo di inenarrabili dolori, lotte, sangue, non deve essere smantellato, anzi deve essere rilanciato sfruttando i nuovi strumenti di conoscenza che abbiamo. Ma l'esistenza di uno Stato sociale va di una società armonica e soprattutto dove i conflitti vengono composti e mediati attraverso il confronto. L'abolizione dello Stato sociale significa andare incontro a infelicità e a conflitti insanabili. Stiamo perdendo non solo i benefici che in realtà dovrebbero essere assegnati ai cittadini, ma stiamo perdendo anche la consapevolezza di quello che accade. Ci orientiamo sempre di più verso un modello americano, che è un modello distruttivo. L'America non è quello che noi pensiamo, non è una socialdemocrazia, l'America è una repubblica capitalistica. E sono due cose fondamentalmente diverse. Io vorrei che ci fosse maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, non solo dei loro doveri, ma dei loro diritti. Non è verosimile che chi è ricco diventi sempre più ricco e chi è povero diventi sempre più povero, ma invece quello che sta accadendo, mi ha colpito in particolare il fatto che in America e in Italia le percentuali che riguardano la distribuzione della ricchezza, la soglia della povertà e via di seguito, sono pressoché uguali. In America ci sono 330 milioni di persone, il 10% è al di sotto della soglia di povertà. In Italia siamo più o meno allo stesso livello. Crisi in cui viviamo oggi purtroppo è una crisi che ancora oggi vede persone, imprenditori che preferiscono suicidarsi piuttosto che non avere il coraggio di dare, di dire ai propri operai che non hanno da pagare, da dare il loro salario. La crisi quindi c'è, ma la crisi, dobbiamo capire che la crisi in realtà è una malattia che ci è stata inculcata dai poteri forti, che sono rappresentati semplicemente dai banchieri e dai finanzieri. Dico queste cose perché nel mio mestiere di scrittore io ho fatto delle analisi e abbiamo anche una dimostrazione, sono usciti anche allo scoperto tra l'altro, datato il 28 maggio del 2013, un documento della JP Morgan. La JP Morgan è una delle sette banche più importanti del mondo
La JP Morgan dice in questo report, che lo annuncia, diciamo, lo è destinato un po' a tutti i governi e all'opinione pubblica naturalmente, molto chiaramente dice: cercate di riformare le vostre costituzioni. Si rivolge soprattutto ai governi del sud del mondo, cioè in modo particolare Spagna, Italia e Portogallo. Le dovete ristrutturare perché proteggono troppo che cosa? Lo Stato sociale, cioè i cittadini che hanno più bisogno di sostegno. Vanno a Roma a vedere la Bocca della Verità. Ma che cos'è la Bocca della Verità? In realtà è un tombino, una maschera, e un'antica leggenda medievale diceva che se un infedele o un bugiardo inseriva la mano al suo interno, il diavolo la tirava dentro. Ma tranquilli, non succede nulla. Adesso vi racconto un piccolo aneddoto. Secondo una leggenda tedesca del XV secolo, un'imperatrice venne accusata di infedeltà e sottoposta alla prova della verità. All'imperatrice però, furbescamente, venne in mente un'idea, cioè quella di far venire il giorno della prova il suo amante, il quale, fingendosi pazzo, l'abbracciò pubblicamente. Così l'imperatrice poté tranquillamente inserire la sua mano all'interno della Bocca della Verità e giurare che gli unici uomini che lei aveva abbracciato in tutta la sua vita erano stati il marito e il pazzo. E non successe nulla. D'altronde, non era la verità? Ma noi ovviamente non siamo qui per mettere la nostra mano all'interno della Bocca della Verità. Siamo qui per visitare la chiesa di Santa Maria in Cosmedina. Ma che cos'ha di così importante questa chiesa? Ebbene, è qui che nasce il concetto di Stato sociale. La vedete questa colonna? Fa parte della nona, la prima istituzione nella storia incaricata di dare da mangiare ai poveri. In pratica, a partire dal secondo secolo d.C., agli uomini romani poveri veniva data la possibilità di avere grano, carne, vino e addirittura olio d'oliva. Non a caso ho detto uomini romani, perché le donne all'epoca avevano il compito di restare a casa a cucinare. Chissà poi perché. Poveri a Roma, in certe ore della giornata, veniva anche consentito di lavarsi gratuitamente all'interno delle terme o addirittura di divertirsi gratuitamente al Colosseo negli anelli più alti. E poi, per un semplice voto dato agli avvocati e ai medici che volevano fare carriera politica, ottenevano anche un'assistenza legale e sanitaria gratuita. Insomma, da poveri si stava meglio nell'antica Roma. Su questo potete metterci la mano sul fuoco, anzi, nella Bocca della Verità. Importante perché in questa circostanza siamo riusciti a firmare un accordo che non è un accordo tra la radiotelevisione europea associate, cosiddetta REA, e la nostra Università Internazionale per la Pace. È uno scopo, una finalità che ci accomuna per risolvere alcuni aspetti sociali di alcuni segmenti della società italiana dove chi dovrebbe intervenire al momento non ha fatto il proprio dovere.
E dunque non vogliamo sostituire nessuno, ma vogliamo dare un contributo che possa essere utile alla soluzione di alcuni di questi problemi sociali. Grande giornata oggi tra la REA e l'Università Internazionale per la Pace, che hanno siglato un accordo per dare senso alla comunicazione che le emittenti locali italiane debbano fare sul territorio, cioè alleanza solidale per il sociale. Cari amici, guardiamo al futuro. Secondo voi ci saranno più guerre o più pace? Insomma, più temporali o più sole? Vi invito adesso ad ascoltare le risposte a pelle che mi hanno dato alcune persone. La domanda è un milione e mezzo, madame. Dipende da che persone ci saranno in futuro. Dipende solo dalla generazione che verrà. Noi purtroppo, la mia generazione e i nostri figli, dipende solo da loro e da quello che noi insegneremo a loro, che valori gli daremo, che morale gli daremo, che etica gli faremo seguire. Se parleremo solo di soldi, allora ci sarà solo guerra. Senti, secondo te in futuro avremo più pace o più guerra? Più pace. No. Perché? Perché? Perché di sì, perché sono positivo, non negativo. Più bello. Perché? C'è sempre più discriminazione in giro. Qualsiasi cosa succeda, vedi che sono tutti contro tutti. Sicuramente c'è più bello. Beh, molto complicato. Ma abbiamo dei signori che stanno al di sopra di tutti, che ragionano con i piedi piuttosto con la testa. Secondo me, io spero che ci sia più pace. Certo, perché succeda questo, secondo me dovrebbe esserci un'educazione migliore da parte dei genitori verso i figli. Per un mondo di pace, divulgherei la cultura. Bravo! Questa è una cosa eccezionale. Complimenti. Come l'amico Raniero, anch'io mi limiterò a un brevissimo commento fatto da casa su questa prima puntata della serie I Sette Diritti Capitali. Ritengo che i vari interventi abbiano spiegato bene perché la sede principale dell'Università per la Pace si trovi in Costa Rica, perché la battaglia contro la povertà sia così difficile in Sud America e perché siano minacciati ovunque i diritti umani. Interessante mi è apparso inoltre il richiamo a non imitare la politica sociale americana, dove tra l'altro in un primo momento occorreva pagare ben $3,000 per fare un tampone, che ora per fortuna viene distribuito gratis. Confesso poi che non sapevo che la sede della Nonna Romana, embrione dello Stato Sociale, si trovasse a due passi da casa mia. Infine, ho trovato molto simpatico e incisivo il modo in cui sono state raccolte per strada le impressioni della gente, ugualmente divise tra pessimisti e ottimisti. In conclusione, anch'io desidero ribadire che l'Università per la Pace non mollerà nella sua battaglia intesa a rafforzare lo Stato Sociale. Da questa battaglia dipenderà se in futuro avremo più guerre o più pace, come recita il titolo di questa puntata. Comunque, su questo fronte, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte.